per essere qui. Buongiorno, buongiorno. Siamo, ridendo e scherzando, al 12° freelance camp, sembra incredibile, fra quelli fatti in Romagna e quelli fatti a Roma e l'edizione dell'anno scorso a Lecce, siamo veramente felici di essere qui. Dobbiamo dire un grazie enorme innanzitutto a tutti voi che siete qui in presenza, molti di voi erano qui anche ieri, è stata una giornata di formazione davvero molto bella. E poi speriamo che ci siano anche tante persone che ci stanno guardando in streaming e diciamo grazie anche a loro. Miriam. Ale, cominciamo con i ringraziamenti. Ma sì, cominciamo. Ufficiali. Cominciamo, ok, vai. Partiamo con i nostri main sponsor. Primo è SiteGround, eccoli, li trovate là in fondo. Mattia e la Francesca, anche chiamata la Marana, che ci supportano da tanti anni e che, insomma, vi possono spiegare come rendere il vostro sito più veloce e tenerlo al sicuro. Quindi grazie a SiteGround. E poi abbiamo MailChimp quest'anno, da Atlanta. Non ci stanno guardando in diretta perché a quest'ora da Atlanta si dorme ancora, ma ci guarderanno oggi. Li ringraziamo molto e io fra un po' vi parlerò anche di come ci hanno aiutati in questi anni senza saperlo. Poi BackMeDo, che se avete dei bagagli che non avete ancora lasciato da loro, sono in ottime mani, e quindi grazie a BackMeDo che fanno un servizio di, insomma, di deposito bagagli, ma molto avanti, per cui per esempio non avrete più cose da perdervi, ma vi danno un braccialettino, quindi non ci sarà quel momento di panico in cui non sapete dove avete messo il numero con la vostra valigia. Coppa Alleanza 3.0, che ci sostiene da tanti anni, sono uno sponsor talmente delizioso e talmente discreto che non ci danno nemmeno della carta da appesantire le bag, sono con noi in spirito e in sostegno, in aiuto. Banca Etica, grazie ancora a Banca Etica, perché insomma tutti gli sponsor sono meravigliosi, con alcuni sponsor condividiamo tanti valori, e Banca Etica è uno di questi, quindi insomma, è ancora più importante averli con noi anche per questa edizione. E siamo anche molto felici di avere insieme a noi in questa edizione Medici Senza Frontiere, a cui abbiamo dato uno spazio perché ci fa davvero piacere sostenere alcuni tipi di cause. Domani mattina ci sarà il loro talk, assolutamente siateci per ascoltarli perché sono davvero una presenza preziosa. E poi, beh, se avete aperto la bag avrete scoperto che cosa ci ha messo dentro di buono: baule volante e fior di loto. Di snack, cose dolci che ad un certo punto salveranno la giornata e il calo di zuccheri. Chiara Battaglioni e Laura Rubini, che ieri hanno tenuto nel pomeriggio due lezioni davvero molto interessanti e utili. E poi, sempre parlando di formazione, ci siamo noi di Digital Update, che insomma siamo una delle colonne portanti di tutto il freelance camp. E Arbos, che ha fatto i deliziosi quaderni che avete trovato nelle bag, e un sacco di altre persone. So Easy, che ci disseta, oltre alla fontanella del parco. E poi c'era un'altra slide nel mezzo, va bene? Ma le persone che ringrazierò a voce. Vabbè, innanzitutto grazie al Parco dell'Appia Antica che ci ospita. Davvero non è scontato trovare una sede così bella, così accogliente, così perfetta per fare il freelance camp, che è un posto che dipende tanto che è un evento che dipende tanto dal luogo che ci accoglie, ma davvero io spero che qui abbiamo trovato la nostra sede definitiva per l'edizione romana. Moltissime grazie a due persone, Fabrizio Ulisse e Antonella De Carolis, che sono quelle che ci hanno fatto trovare questo posto e che in tutti questi mesi hanno lavorato qui a Roma per rendere possibile questa edizione, e insieme a loro tutti i Woody, che noi amiamo e adoriamo e sono veramente impagabili. E senza di loro, fra l'altro, non ci sarebbe lo streaming, quindi soprattutto voi da casa ringraziateli tantissimo. E poi i ragazzi meravigliosi dell'accoglienza là fuori, vi salutiamo, ci stanno salutando, sono veramente best stuff ever, fantastici. Da vecchia madre anziana dico, sono felice che esistano dei ragazzi così bravi. Tutto il nostro staff storico, Silvia, grandiosa, senza la quale non ci sarebbe nulla di tutto questo. Calamun, che ci fa le grafiche fino all'ultimo momento.
Aroti Meloni e Marina Pavido, che sono il nostro social media staff quest'anno, Aroti per i testi e Marina per le foto. Chi altro mi sono dimenticata? Mi sono dimenticata sicuramente qualcuno. Carmo, l'hai detto, Silvia anche, i VD. I VD ci sono, sì. Va bene. E Miriam, il nostro socio virtuale Gianluca, che oggi non riesce ad esserci, ma salutiamo perché ci sta seguendo sicuramente Gianluca. In streaming. No. E a questo punto io direi, Miriam, che ti lascio la parola. Tu vai a prepararti. Vado. Alessandra va al primo speech e intanto io approfitto per un po' di informazioni di servizio. Allora, la prima è che chi non ha ancora prenotato il pranzo lo può prenotare, trovate tutte le istruzioni nella mail, quindi cliccate nell'ultima mail e segnate che cosa volete che vi portino poi a pranzo, pagamento cash, preparate i soldi giusti, e anche carte, fantastico. Eh sì, entro le 10:30, sì. Ok, per domani entro dalla regia micro entro le 7 di stasera, sì, così loro riescono a organizzarsi per preparare tutto, avere tutto quello che volete disponibile. E, un'altra cosa importante è che in fondo, all'uscita a sinistra, c'è una bacheca cerco offro, quindi potete usare i post-it per dire cerco un web designer esperto in WordPress, oppure sono molto bravo a, che ne so, fare ufficio stampa e mi offro per ufficio stampa per eventi o quello che è, quindi usatela per fare networking. Un altro momento importante di networking sarà quello della metà di questa mattina, del pomeriggio e di metà mattina di domani, in cui insomma il momento, una delle cose più belle del freelance camp è il fatto di ascoltare, imparare, ma conoscere persone, insomma raccontarsi, spiegare che cosa si fa, e quindi insomma sono questi momenti formali in cui proprio ci si incontra, ci si parla e nascono tante cose utili, insomma, passioni condivise oppure lavori fatti insieme. Questa è l'esperienza di Freelance Camp di questi anni, insomma, l'ho visto succedere tante volte, quindi via la timidezza e networking a tutta. Io direi che adesso Ale è pronta per il suo speech. Come vedete, quest'anno gli speaker parleranno da questo meraviglioso pulpito, quindi gli speaker un po' prima del loro intervento si portano alla fine della rampa, poi faranno questa cosa che fa molto Hall of Fame, okay? Ci mettiamo anche lo stacchetto un po' Rocky, eh? E poi trovate tutto lì quello che vi serve, microfono, gira slide, tutto quanto. Allora, io chiamo Alessandra Farabegoli, siamo pronti per aprire questo Freelance Camp 2019 edizione romana.